The Great Beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Che emozione meravigliosa, ancora una volta un italiano sul tetto del mondo cinematografico. Quello meraviglioso e fantastico che ha fatto e farà sognare intere generazioni di esseri umani. In questo documentario, fra tutti coloro che hanno reso magnifico il cinema, vogliamo celebrare e ricordare Giovanni Pastrone, colui che già 100 anni fa costruiva questo immenso sogno in una città come Torino, che fu patria e centro creativo della settima arte, prima ancora di paesi che il cinema lo avevano inventato, e si organizzò con case di produzione come la Itala Film di Giovanni Pastrone. Un periodo di gloria culminato quando il 18 aprile 1914 venne proiettato il film Cabiria, un film che ebbe un successo senza precedenti, che lo rese un antesignano del moderno cinema industriale, suscitando l'interesse e influenzando anche un grande maestro del cinema americano come David W. Griffith. La scelta coraggiosa per un ambizioso uomo di 33 anni di affidare interamente la paternità dell'opera ad D'Annunzio è il manifesto fin troppo esplicito di una sfida industriale volta a trasformare quell'esperimento in qualcosa d'altro e di più elevato. Quando ho fatto il film Cabiria è sceso dalla montagna con tanti elefanti. Con l'apporto di documenti e testimonianze legate alla figura di Giovanni Pastrone, racconteremo gli anni del primo Novecento. A Torino, oltre alla Itala Film, erano attive altre società e poi c'erano produttori quali Stefano Pittaluga, Luigi Rovere ed Enrico Fiori, fondatore degli studi Fert. Quando si è cominciato a far funzionare gli stabilimenti della Fert, che erano isolati in Corso Lombardia, e la macchina da presa di allora non era una cosa facile, era una specie di debris grande così, pesava 70 kg, non era da portare a mano come si fa adesso. Come in una pellicola ritrovata chissà in quale archivio del Museo del Cinema, un gruppo di giovani artisti digitali ricostruirà gli incontri tra Pastrone e D'Annunzio, le prove costumi dell'ammirante Manzini, la visita agli studi di Posa e i momenti in cui il regista definiva sceneggiatura, scenografia e piani di produzione. Un documentario che ci farà rivivere un periodo in cui il sogno del cinema aveva qui la sua casa.